Perché abbiamo chiesto la messa in stato d'accusa del presidente Napolitano? Perché in questi anni una serie di atti compiuti dal presidente Napolitano, una serie di azioni, una serie di interventi, uno dietro l'altro, tra di loro correlati, fanno parte di un unico disegno, a nostro avviso, volto a sovvertire l'ordine costituzionale di questo Paese, volto ad attentare alla Costituzione e a cambiare la forma di governo e la forma di Stato. Sono una serie di atti e questi atti meritano un'indagine approfondita. Non possono essere liquidati con superficialità come qualcuno vuole fare. Meritano un'indagine approfondita. Noi chiediamo che sia avviata un'indagine per capire se dietro tutti questi atti, e parliamo della decretazione, la modifica della Costituzione, della grazia concessa in violazione della Costituzione, della reiterazione di alcuni decreti manifestamente incostituzionali, se tutti questi atti rappresentano un unico disegno, che si potrebbe anche definire criminoso eventualmente a seguito dell'indagine. Questa è la nostra richiesta. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha firmato consapevolmente dei disegni di legge incostituzionali, cioè quando li ha firmati sapeva che erano incostituzionali e li ha firmati lo stesso. È il caso per esempio del lodo Alfano e del legittimo impedimento che sono stati da lui avallati pur sapendo di essere incostituzionali. Per fortuna qualche mese dopo la Corte Costituzionale lo ha smentito dichiarandone l'illegittimità. Il presidente Napolitano ha la facoltà di concedere la grazia, ma solo per ragioni umanitarie e non per altre ragioni, come le ragioni politiche. Esempio, quando ha concesso la grazia a Sallusti. Sallusti non ha concesso la grazia per ragioni umanitarie, ma per ragioni politiche ha cercato di anticipare la legislazione sulla depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, invitando i partiti a legiferare in tal senso. E poi il caso di Joseph Romano, condannato a 7 anni per il rapimento di Abu Omar, dell'imam a Milano, non c'è nessuna ragione umanitaria in quanto non è né stato in galera ed è stato anche latitante e la grazia è intervenuta dopo un dialogo con il presidente Obama. È il tutto dichiarato dallo stesso Napolitano per garantire il rispetto dei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti, quindi in aperta violazione della Costituzione. Ha permesso l'abuso della decretazione d'urgenza. Per legge, i decreti legge si possono fare soltanto per questioni urgenti. In questi anni invece il presidente Napolitano ha firmato anche decreti che non avevano assolutamente nulla d'urgente. Questo ha fatto sì che ci sia stato uno spostamento del potere legislativo, cioè di fare le leggi, dal Parlamento al governo. Il presidente Napolitano ha avallato tutto questo andando contro l'articolo 70 della Costituzione che dice che il potere legislativo spetta al Parlamento. Il presidente Napolitano è stato rieletto per la seconda volta, non era mai accaduto nella storia italiana e questo è un fatto gravissimo, ma anche le modalità con le quali è stato eletto. Basti pensare che nottetempo, prima dell'ultima votazione, alcuni rappresentanti di alcuni partiti si sono recati al Colle e con lui hanno concordato la sua rielezione. Evidentemente dietro c'è un accordo di fondo. Chiediamo un'indagine anche per capire cosa c'è dietro questa rielezione. Un altro motivo per cui chiediamo l'impeachment per Napolitano è la sua interferenza nei processi sulla trattativa Stato-mafia. Napolitano infatti ha fatto distruggere le sue intercettazioni in cui parlava con uno degli indagati in questi processi, cioè Nicola Mancino. Che cosa c'era in quelle conversazioni? Non si sa. Il presidente Napolitano dovrebbe essere il garante della Costituzione e invece di fare il garante della Costituzione ha avallato un percorso di riforme costituzionali in violazione della stessa Costituzione, avallando la proposizione di un DDL, un disegno di legge costituzionale che permetteva la modifica della Costituzione derogando dalle norme stringenti che sono previste nella stessa Costituzione, quindi rendendo la nostra Costituzione da rigida a flessibile, quindi modificandola sostanzialmente. E questo è stato un processo che lui ha avallato e anzi spinto e caldeggiato con una serie di atti evidenti, a partire dalla nomina dei saggi, di nomina presidenziale. Noi abbiamo il massimo rispetto per la Costituzione e per l'istituzione del Presidente della Repubblica. È proprio per questo motivo che chiediamo che si faccia chiarezza, che si apra un'indagine per fare luce sulle ombre di questo periodo storico. Se non c'è nulla da nascondere, perché non aprire un'indagine subito?